Buongiorno e buona domenica a tutti quanti. Questa è la seconda domenica di Avvento. Abbiamo acceso la settimana scorsa la candela che rappresenta la speranza. Questa settimana accendiamo la candela che rappresenta la fede. Come ho sempre detto, sono dei simboli che ci ricordano soltanto le cose importanti della nostra fede in Cristo. La speranza in Cristo, la fede in un Dio che viene. Chi ha la mia età, chi è sopra la sessantina, ricorderà di certo che a Natale non arrivava nessun regalo. Perché? Perché i regali non li portava Babbo Natale, ma li portava la Befana il 6 di gennaio. Il brutto di avere i giocattoli il 6 di gennaio, ragazzi, era che noi avevamo un giorno solo per giocarci, perché il giorno 7 cominciava la scuola. Per cui voi che vi porta i regali Babbo Natale o qualsiasi altra entità o anche nessuno, i vostri genitori che vi fanno i regali, sappiate che siete fortunati, benedetti, perché avete tutto il tempo delle vacanze di Natale, gran parte delle vacanze di Natale, per giocarci. Per cui le mie memorie della notte di Natale, della vigilia di Natale, non sono legate ai giocattoli, come spesso c'è l'eccitazione di attendere che cosa ci porterà la Befana, Natale, Babbo Natale o quante altri, ma era legata alla gioia di avere una famiglia riunita. Perché dico questo? Perché quello che accadeva a Natale quando ero bambino è che tutta la famiglia da parte di mia madre abitava a Roma e tutti quanti venivano, tornavano per Natale a festeggiare assieme a noi a Montefiascone. Questo cosa significava? Che tornavano mio zio e mia zia, i miei tre cugini, e qualche anno più avanti quando i cugini erano cresciuti e ritornavano con loro anche fidanzati e fidanzate, e mia mamma Maria riempiva la casa di letti e di brande per poter stare tutti quanti assieme. Un po' dappertutto c'erano letti. La casa era piena di voci delle persone grandi che stavano preparando il cenone di Natale, e c'erano tutte le grida di noi cugini che finalmente dopo un anno ci rincontravamo e potevamo giocare di nuovo assieme, potevamo rincorrerci nei corridoi e prendevamo le sgridate di mia nonna Ida, oppure nel giardino, e ci diceva la nonna: sentite, uscite fuori, copritevi bene, ma andate a giocare di fuori. Noi eravamo eccitati e festeggiavamo a modo nostro quello che non sapevamo ancora fosse una festa nata per celebrare proprio, per celebrare appositamente chi era venuto per unire davvero tutti quanti quelli che hanno creduto in Lui, che avevano fede in Lui, per cui la fede di cui, che accendiamo, la candela che accendiamo oggi, chi avrebbe avuto fede in Lui sarebbe stato unito tutti quanti in una grande famiglia. Ora, come bambini eravamo desiderosi di provare quella gioia, per cui sapevamo bene la data della festa. Sapevamo bene che il 24 di dicembre era la vigilia e che il 25 era Natale, e per cui desideravamo per un anno che arrivasse quella data. Ma immaginati per un momento se tu fossi stato ai tempi del primissimo Natale, il primo Natale. Eri lì e non conoscevi la data del Natale. Questa era la situazione in cui stavano vivendo i giudei da una marea di tempo, da tanto tempo. Oltre 400 anni, Isaia aveva, 400 anni prima Isaia aveva profetizzato circa un Salvatore che sarebbe nato da una vergine, e stavano attendendo che arrivasse l'unto, il prescelto, il Messia.
E non è che lo attendevano con impazienza soltanto come noi lo attendevamo a Natale. Che bello, arriva il Salvatore. E c'era gioia in quello. Ma lo attendevano con disperazione, perché stavano attendendo un re che doveva venirli a liberare dagli oppressori. In quel momento erano gli oppressori romani, ma prima c'erano gli assiri, i babilonesi e tutti gli altri. Stavano aspettando un re che arrivava. Ma cosa sarebbe successo se quel re, quel Messia, non fosse giunto nella maniera che tutti quanti si aspettavano? Un re, un Messia che arrivava, un re che arrivava su un cavallo bianco e con un esercito al seguito. Cosa sarebbe successo se il suo arrivo, se l'arrivo di questo re fosse rimasto sotto quello che si chiama la quota radar, quella che, dove i radar non riescono a vedere, la quota radar delle persone, quello che non riescono a vedere le persone, e l'evento avesse avuto appena un pugno di testimoni? Come sarebbero comportati quei testimoni? La prima cosa che mi viene in mente è che i testimoni non avrebbero tenuto la notizia per se stessi, non avrebbero tenuto la notizia per nel loro piccolo circolo, ma sarebbero andati a raccontare a tutti quanti di quello che era successo in quel primo Natale. In questa serie di avvento stiamo cercando quelle che sono, di scoprire le cose che sono veramente essenziali a Natale, le cose importanti. La scorsa settimana avevamo visto, vi ricordate, tramite immagini, che la cosa essenziale a Natale è l'adorazione, adorare, ovvero focalizzarsi su Dio e su ciò che ha fatto per noi e rispondere di conseguenza con l'adorazione. Questa settimana vorrei aiutarvi a mettere una stella nel vostro elenco che avete fatto. Mi dai la prima, Matteo? La seconda stella dell'elenco è questa: testimoniare. Testimoniare chi è Dio e qual è il Dio che viene a Natale e che cosa ha fatto Dio. Sapete, in Italia sembra una cosa quasi superflua, in Occidente sembra una cosa quasi superflua, anche se in questo momento la cultura sta spostandosi piuttosto verso la festa piuttosto che sul festeggiato. Ci sono tante spinte che portano a dire no, non chiamiamola più Natale, chiamiamola festa d'inverno, così. Anche se sappiamo tutti quanti che è il Natale, stiamo pensando di cambiargli il nome. Sapete, la testimonianza del Natale è importante. Perché? Perché è un fare quello che ha fatto Dio per primo, perché il primo a testimoniare di Natale è stato lo stesso Dio, attraverso i suoi profeti che hanno profetizzato, Isaia, Michea e tutti gli altri, attraverso la luce nel cielo che è arrivata quella notte, attraverso la luce che ha portato i sapienti, i magi, fino alla grotta. Ma vediamo un po' la storia nel Vangelo di Luca, quello che succede. Prossimo. Luca 2 da 1 a 8. Dice così: in quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella propria città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, la città di Davide, chiamata Betlemme. Per cui loro stavano a sud, salgono verso nord, perché era quella la casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia alla loro gregge. A Giuseppe e Maria stanno viaggiando dal sud, dalla Galilea, dove vivono, verso il nord, verso Betlemme, dove Giuseppe è nato. Anche se Luca dice che Giuseppe era di stirpe reale, più avanti affermerà, farà accenno, che Giuseppe non era ricco.
non era piccolo, mi dai la prossima, Matteo? Perché quando porteranno Gesù al Tempio, questo è quello che dice Luca, in tale occasione della presentazione al Tempio del bambino, in tale occasione i genitori di Gesù offrirono un sacrificio stabilito dalla legge, che poteva essere un paio di tortore o due piccioni. Ora, la presentazione, presentare un figlio al Tempio, era legata a un'offerta. L'offerta normalmente era un agnello. Però, mi dai la prossima, Matteo? La legge diceva che se uno non aveva soldi per l'agnello poteva fare in un'altra maniera. Infatti Levitico 12, versetto 8 dice: se non ha mezzi per offrire un agnello prenderà due tortore o due giovani piccioni. Allora qui che cosa abbiamo? Abbiamo un falegname di stirpe reale ma povero, perché non ha mezzi di sostentamento, con cui non c'ha i soldi per comprare un agnello, che sta viaggiando dal sud verso il nord, verso la città dove è nato. E se lei è la città dove è nato, chiaramente poi Betlemme non era un enorme, era grande per l'epoca, però era un paesone. Se tu sei nato in un posto, tu che dici? I parenti tuoi dove sono? In quel posto. Per cui era pieno probabilmente di parenti di Giuseppe. Ora, quando tu vai ti sposti dal sud verso nord, arrivi nella tua città dove ci sono i tuoi parenti e c'è una moglie incinta, secondo te dove dormirai? Dove andrai a dormire? Cerchi un hotel? Oppure molto semplicemente andrai dai parenti? Certamente ci sarà qualcuno in città che dice: oh, è tornato Giuseppe, sai, c'è Maria incinta, dai, mettiamo una branda per loro così che stanno al caldo, per bene. Esattamente quello che faceva mia madre con i parenti. Vediamo se accade questo. Della prossima, Matteo. Luca 2, 6, 7. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, lo fasciò e lo coricò in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Allora, fermiamoci un attimo. Questi stanno in un stamberga, nel posto dove venivano lasciati gli asini normalmente, di quelli che stavano all'albergo, e non c'è stato nessuno dei parenti di Giuseppe che ha avuto il coraggio di ospitarli. Perché? Allora, non prendetelo come istruzione biblica, però possiamo sufficientemente pensare in maniera abbastanza logica che qualche cosa nella famiglia di Giuseppe non era stata gradita della situazione. Qual è la cosa che probabilmente non è stata gradita? Che Giuseppe aveva una moglie incinta dopo che si era sposato da meno di 9 mesi. Giuseppe e Maria erano freschi di sposi all'epoca del viaggio e Maria aspettava un bambino. Potete vedere il giudizio della famiglia di Giuseppe? Tu hai messo incinta Maria, tu non eri sposato con Maria. Adesso sei sposato, ma prima non eri sposato. Ci dispiace, noi non vogliamo peccatori tra di noi. Vai, vai tra le bestie. Siete, Gesù è stato rigettato dal mondo ancor prima di nascere dalla sua stessa famiglia. Per cui era una situazione abbastanza difficile da testimoniare. Torniamo alla storia di Luca. Stiamo dicendo che l'essenziale a Natale è testimoniare, no? Quale testimoni ebbe Gesù, Matteo? Come quel primo Natale. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia alle loro gregge. Allora, c'erano dei pastori. Mettiamola nel nostro ideale presepe, mettiamo questi c'erano per davvero. Magari non ci sono tutte le figure che noi mettiamo nei nostri presepi, ma i pastori c'erano. E che cosa facevano i pastori? Mettiamo qua. Com'erano i pastori? I pastori erano persone povere, perché le greggi mica erano loro, quasi mai erano loro, perché le greggi erano un bene molto prezioso, per cui il padrone delle greggi stava dormendo a casa e in mezzo ai campi di notte ci lasciava
i sorveglianti, i pastori, per cui erano persone povere, erano persone senza educazione. Non è che il datore di lavoro gli chiedeva la laurea a Oxford o a Cambridge per fare i pastori. Erano al fondo della scala sociale. Perché? Perché non solo erano poveri, non solo erano poco culturati, ma erano reputate persone sporche, impure, intoccabili a causa di quello che facevano. Un pastore che dorme nei campi insieme alle pecore non odora molto bene. Gli ebrei erano quasi ossessionati dal fatto delle pulizie, delle abluzioni, dei lavaggi, della purezza, e c'era tutta una serie di abluzioni che tu per poter entrare nel tempio dovevi fare, altrimenti niente, non potevi entrare. E i pastori non sarebbero mai stati ammessi dentro il tempio, in quanto erano impuri. E se sei povero, i pastori non erano mai, erano pagati poco, molte volte erano schiavi. Se sei impuro, se non sei degno di andare ad adorare Dio nel tempio, allora non sei nemmeno degno di essere testimone davanti a un tribunale, per cui nessuno avrebbe preso la tua testimonianza. Perché? Perché eri così, alla fondo della scala sociale, sporco, impuro, lontano. I pastori sanno che sono gli ultimi, perché lo sapevano, non è che dice oh, è capitato così per caso, lo sanno, e che l'unica possibilità per loro di riscattarsi è un intervento diretto da parte di Dio. Non ci sono altre possibilità, non c'è nessuno che possa elevarli da quella situazione, è una classe che rimarrà lì per sempre. Gesù definirà più tardi questa situazione di persone che sanno non solo di non avere denaro, ma che non hanno nemmeno una posizione nella società e neppure la prospettiva di un riscatto, li definirà come i poveri in spirito. Matteo 5, versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Allora, fermati un attimo a riflettere. Hai compreso quello che avevano compreso i pastori all'epoca? Come essere umano hai bisogno dell'aiuto di Dio. Hai bisogno dell'aiuto di Dio. Non importa dove tu sia nel tuo spettro spirituale, se credente o meno, se fervente o meno, hai bisogno dell'aiuto di Dio. La situazione più a rischio per te, credimi, è quella dove tu vivi credendo di poter risolvere da te, di farcela da solo. Tutto quello che il mondo ti dice attualmente, sì, tu puoi, tu se vuoi puoi. Tutto ciò che devi fare per ottenere quell'aiuto, invece, è di fare quello che hanno fatto i pastori, poveri in spirito, e capire che è Gesù colui che sta nascendo, è un Messia quello che sta nascendo, è un Salvatore quello che sta nascendo. Continuiamo con la nostra storia. Prossimo Matteo, Luca 2, da 9 a 12. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore, e questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Ora, immaginate i poveri pastori, no? Che stanno dormendo in mezzo alle pecore, al freddo, forse sono coperti da qualche piccola copertina per stare un pochino più caldi, e all'improvviso vedono una luce che trasforma la notte in giorno e un alieno, perché uno che arriva dal niente, attenzione, non dice, Luca non dice che scende dal cielo, dice che arriva, in altri passi dice che cammina, proprio questo dal niente si è materializzato in mezzo ai pastori, e siccome i pastori mica erano tutti quanti insieme, questo angelo si è materializzato a ciascun pastore in una maniera così, dal niente. Ora, se tu stai lì di notte, in mezzo alle pecore, e diventa giorno, e ti compare davanti una persona, che dici? Sarai un pochetto spaventato? Io sarei stato spaventato a morte. Essi capiscono che si tratta di un messaggero divino, colui che porta qualche cosa di santo e di sacro, che è un annuncio da parte del Signore.
e lo dà proprio a loro, ai miseri pastori, a pastori che erano reietti da tutti quanti. Ma guardate quello che dice l'angelo: non temete. Nella riflessione che vi ho spedito questa mattina ci sono più versetti dove ogni volta l'angelo che si presenta a Zaccaria, a Maria, a Giuseppe, ai pastori, la prima cosa che dice: un attimo, non ti spaventare, fermo, lo so che sei spaventato, ma non temere, questa è una cosa positiva per te, il mio presentarmi a te, c'è una bella notizia. Infatti dice al versetto 10: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia per tutto il popolo, che tutto il popolo avrà. Dio tramite gli angeli dice loro che non c'è niente da temere, non devono temere, perché la buona novella è per tutti, è per tutti, non importa quanto o quanti o quanto grandi siano i tuoi peccati, è per tutti quanti. L'Evangelo è per ciascuno che ascolta. E poi dice: oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Non è nato a caso, è nato per voi, che siete i reietti, che siete al fondo della società. E il Salvatore è nato proprio per voi, non per i re nei palazzi, altrimenti mi sarei presentato io, Gabriele o chi sia stato, mi sarei presentato ad Erode dicendo: guarda, ti è nato un Salvatore. E invece Erode vedremo che farà altre cose. Ed è nato per loro, per le persone più povere, ma per dei pastori puzzolenti in mezzo ai campi in una notte d'inverno. Continuiamo a leggere da Luca, versetto 13 e 14 del capitolo 2. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che non è più soltanto un angelo, ma un'altra volta ancora, nella nostra iconografia ci abbiamo gli angioletti che scendono da sopra. No, Luca non dice che scendono da sopra, Luca dice che c'è la luce da sopra, ma che gli angeli, una quantità di angeli arriva, è un esercito celeste, l'esercito che scende dal cielo e viene in terra, che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Se le parole dell'angelo li avevano un pochino tranquillizzati a quel momento, adesso sono completamente terrorizzati, perché non è più uno che appare, ma appaiono, come dice, una moltitudine, una quantità inimmaginabile di persone che compaiono, e che questi che fanno? Cominciano a gridare, lodare, cantare a Dio, perché sotto il cielo di quella notte che è diventata giorno stanno cantando. Adesso non c'è più solo un angelo, ma ce ne sta una moltitudine rumorosa. E parla proprio a chi? A dei pastori sporchi, puzzolenti, mal pagati, ignoranti. Per quanto possa sembrare strano ai pastori, è Gesù stesso che affermerà di cercare proprio i peccatori e le persone umili. Matteo 9, versetto 13 dice: ora andate e imparate che cosa significhi voglio misericordia e non sacrificio, poiché io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. E Paolo dice in Prima Timoteo, versetto 15 del primo capitolo: certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, di quali io sono il primo. Gesù non è nato per salvare i giusti, se mai ce ne fossero, ma per i peccatori. E siccome chi sono i peccatori? Tutti. Per cui Gesù è venuto per i peccatori, per tutta quanta l'umanità. Ed è così che persino delle persone reiette, persino che loro, quelli che non possono entrare nel Tempio e non possono testimoniare a nessuno perché sono gli ultimi, diventano chi? Quegli ultimi, quelli puzzolenti, quelli reietti diventano i prescelti, favoriti da Dio. E non solo, ottengono pace, dice pace in terra. Gesù dirà in Giovanni capitolo 14, versetto 27: io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà. È una pace differente quella che ricevono i pastori quella notte. Gesù afferma che quando credi in Lui e a Lui ti affidi, allora ricevi una pace speciale, una pace differente. Ed è per quello che è sceso una notte di tanto tempo fa, per darci una pace che non è quella che ci dà il mondo. Avanti, Matteo.
Continuiamo con Luca. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano tra loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. Fino a quel momento i pastori erano stati testimoni passivi di una serie di miracoli, per cui la notte che diventa giorno, l'angelo che viene ed annuncia, le schiere di angeli che aggiungono che si aggiungono al primo angelo e cominciano a cantare e a lodare, e infine si recano alla mangiatoia, si recano nella stalla e sono testimoni, ancora una volta passivi, della nascita di quel Salvatore. Ma Dio sta chiedendo qualcosa di differente a loro, non solo di essere testimoni passivi, di vedere, di testimoniare quello, ma di fare da testimoni, di essere testimoni attivi, dar voce, raccontare tutto ciò che hanno visto e che hanno sentito in quella notte. E qui c'è il versetto centrale, mi dai la prossima Matteo? Il versetto centrale e più importante di tutto questo grande discorso di Luca sulla nascita di Gesù, Luca 2 da 17 a 18. E vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino, e tutti quelli che li udirono si meravigliavano delle cose dette loro dai pastori. Avresti mai pensato che dei pastori puzzolenti, delle persone reiette, che non potevano entrare nel tempio, non potevano nemmeno testimoniare in un tribunale, potessero diventare i primi testimoni, i primi divulgatori, gli araldi della nascita di Gesù e dell'inizio degli ultimi tempi che sono iniziati con l'arrivo di Gesù? Non so voi, ma io non ho trovato sempre facile testimoniare la mia fede. Non è proprio il massimo della facilità testimoniare la tua fede in Gesù, soprattutto all'inizio. Io mi ricordo quando sono ritornato a credere in Gesù, perché io sono partito bene, a 8 anni ho creduto in Gesù, nella Chiesa Cattolica, avevo il desiderio di farmi prete, ero un membro di Comunione e Liberazione, chi è dell'epoca mia, dopo è diventato un partito politico, ma all'epoca era un movimento di rinnovamento della Chiesa Cattolica. Io che mi ero incamminato su quella via di voler essere prete e poi mi ero perso nel mondo, e immaginatevi come stavo quando avevo ritrovato la via verso Dio, quando Lui mi aveva riacchiappato. Volevo dirla a tutti quanti, però non era sempre facile, non era sempre facile. Non è facile condividere l'Evangelo. Ecco che ci racconta Luca nel suo Vangelo. Testimoniare è essenziale, anche quando è difficile, perché chi avrebbe ascoltato dei pastori? Eppure i pastori non si sono fatti specie, non si sono preoccupati del fatto di dire: oh, ma siamo gli ultimi e puzzolenti, non lo diciamo a nessuno e se no ci trattano male. Sono andati e con difficoltà, con tutta la difficoltà che avevano, hanno proclamato la venuta di Gesù. Fermati un attimo e rifletti. Cosa sarebbe accaduto se i pastori non avessero detto a nessuno? Fossero detti: vabbè, c'era un bambino, zitti, torniamo alle pecore. E più avanti, cosa sarebbe accaduto se nessuno ti avesse detto che esiste un Dio compassionevole? E in Gesù che è nato, morto e risorto per purificarti dai peccati. Dove saresti tu adesso se nessuno avesse testimoniato a te di Cristo? Dove saresti? Cosa faresti adesso? Ma attenzione, i pastori non furono testimoni soltanto per una notte. Mi dai la prossima, Matteo? Luca 2 dice... E i pastori tornarono indietro, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato loro annunciato. A dove sono tornati i pastori? Sono tornati alle pecore e poi a casa.
E tornando nelle loro case, che cosa hanno detto? Non hanno smesso di raccontare, hanno continuato a raccontare. Oh, dopo una notte del genere, io penso che tu non te la scorderai mai più nella tua vita e che continuerai a ripeterla, a raccontarla all'infinito, a tutti quelli che incontri. Oh, ma lo sai che mi è accaduto una notte? La notte è diventata giorno, è arrivato un angelo, poi ne sono arrivati due, tre, quattro, cinque, mille, diecimila, si sono messi a cantare, siamo andati a Betlemme, abbiamo trovato un bambino esattamente come era scritto, come aveva scritto Isaia. L'hanno continuato a dire, hanno continuato a raccontare per anni ciò che aveva fatto. E dice Luca che cosa hanno fatto? Tutte le volte che raccontavano questo, che cosa dicevano? Gloria a Dio che ci ha fatto vedere questo. Cosa significa questo? Che non gli serviva un palcoscenico speciale, non dovevano andare al tempio a testimoniare, non dovevano andare in chiesa a testimoniare. Dov'è che testimoniavano? Testimoniavano nella loro vita, nella loro famiglia, tra i colleghi di lavoro, nei posti dove lavoravano. Cosa significa per me e per te oggi? Significa che possiamo testimoniare il Natale esattamente dove stiamo. Non serve questa chiesa per testimoniare il Natale. Non serve nessuna chiesa, sì, chiaramente c'è gioia di incontrarci, ma non serve la chiesa per testimoniare il Natale. Non serve di venire in chiesa per farlo, ma possiamo, anzi dobbiamo farlo dove? Dove siamo più vicini alle persone, nella nostra famiglia, nel nostro posto di lavoro, tra i nostri amici, per strada. Dio non ha detto che devi essere un professionista per testimoniare il Natale. Dio non ha scelto i sacerdoti per testimoniare il primo Natale, ha scelto i pastori, puzzolenti e reietti e poveri. Non ti serve di essere un predicatore, una predicatrice, un diacono, una diaconessa, non ti serve di essere Marco, Janet, Speranza, Jean o Celeste per testimoniare di Gesù. Non ti serve. Pensa. Come puoi essere tu pastore durante questo Natale? Nella tua famiglia, tra i tuoi amici, nel tuo posto di lavoro? Come puoi testimoniare di Cristo che viene a Natale? Che so, forse puoi condividere sui social i messaggini che ricevi con le meditazioni che abbiamo preparato per l'Avvento. Forse puoi invitarli la domenica, anche a costo di prendere un no. Anche. Forse puoi invitarli la domenica speciale che faremo al culto di sera con il culto delle candele, o forse puoi dirgli di seguire le dirette o vedere i link dei messaggi che mettiamo in rete. E questa è una maniera, ma ci sono altre maniere, dovute soprattutto al Covid. Forse puoi semplicemente andare da loro, cercarli in questi 2 anni di Covid, terribili, dove ciascuno si è concentrato su noi stessi, ci siamo concentrati durante questi anni su noi stessi, sullo stare distanti e sul male che c'è intorno, ci siamo concentrati su questo. Tu puoi andare e ricordargli tutto il bene che Dio ha fatto. Ha mandato un Salvatore, ha mandato un Cristo, ha mandato Cristo che è il Signore. Forse devi semplicemente chiedergli come stai e non fermarti al bene grazie, dirgli no, mi dici come stai vivendo questa situazione, come stai dentro. E magari pregare per loro, non devi essere un pregatore ufficiale o professionale, bastano 3 parole, Signore aiuta Mario, aiuta Giulio, aiuta Maria. Quello che io chiamo le preghiere a microonde, il Signore le prende lo stesso. Nessuno, credimi, nessuno, quando nel momento gli dici, scusa, posso pregare per te, ti dirà no. Anche gli atei, a me è capitato di persone completamente atee, che gli ho detto, scusa, posso pregare per te, mi hanno detto, magari. La preghiera significa che tu gli interessi. E che la preghiera raggiunge loro perché Dio è interessato ai tuoi amici, ai tuoi parenti, ai tuoi colleghi di lavoro. Dio aveva benedetto i pastori facendoli testimoni e i pastori avevano risposto, non erano stati lì, avevano risposto diventando una benedizione per gli altri, perché sono stati i primi che hanno mandato fuori la notizia che era nato Gesù.
che non avevano visto e che avevano visto che era quello che gli era stato rivelato, diventando una benedizione per gli altri. Gli altri non avevano visto, ma vedevano con gli occhi dei pastori e ricevevano la stessa benedizione dei pastori. In conclusione, voglio concludere con le parole che ho scritto in una riflessione che avete ricevuto qualche settimana fa. Chi lo avrebbe mai detto che queste persone improbabili dovessero diventare i messaggeri di Gesù nei modi più inaspettati? Anni dopo furono ancora una volta le persone più improbabili e dai margini della società a dare la notizia che Gesù era risorto. Un gruppo di donne che, andate alla tomba, divennero i primi araldi dei cieli nuovamente aperti per chi aveva creduto. È possibile che tu ti senta un improbabile candidato o una improbabile candidata, ma Dio può e vuole usarti per testimoniare che il Salvatore è realmente arrivato in questo Natale. Egli può utilizzare chiunque voglia, persino te e me, per portare la luce che fende il buio di un mondo stanco e oscuro e porti pace e speranza a chi ti sta attorno. Fermiamoci a pregare. Grazie Signore che tu hai voluto far sapere agli ultimi, per primi, che stava succedendo nel mondo una cosa eccezionale, la tua venuta. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita oggi da qualcosa che hai ascoltato, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio testimoniare di te. Io durante questo Natale voglio essere il tuo araldo, il tuo megafono, il tuo amplificatore, il tuo altoparlante, affinché le persone vicino a me possano sapere che tu sei realmente venuto in una notte che non era quella del 25 di dicembre di tanti anni fa, ma poco importa, ma tu sei realmente venuto. E io voglio essere un tuo araldo, voglio essere un colui che annuncia la lieta novella. Signore, ti prego di mettermi davanti le persone che tu vuoi, a cui tu tieni di più. E so che tu tieni a tutti, per cui Signore dammi un cuore per tutte le persone che incontro. Dammi il coraggio di testimoniare, anche se so che non sono perfetto, che non sono perfetta. E dammi il coraggio di pregare per le persone, anche insieme a loro, anche se so che non sono perfetto e non sono perfetta. Tutte queste delle cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.